capo quando eravamo in presidio e ci ha tenuto a precisare che veniva come cittadino perché sentiva la nostra battaglia. Ci ha fatto portare questa problematica sul palco, palco di Grillo. Senatori e deputati di 5 Stelle ci hanno presentato più interrogazioni parlamentari e i consiglieri regionali che sono piaciuti sull'articolo di Avalieri, mi pare, che Pittella vende la nostra salute all'Europa. Io aggiungo non solo la nostra salute, quello proprio vorrebbe vendere tutti noi, ma noi naturalmente non glielo permetteremo mai, mai. Grazie, buonasera a tutti. Io sono Federico Vicino e sono qui per rappresentare anche una posizione politica che per certi versi è nuova qui in Basilicata, è nuova un po' in tutta Italia, ma come sapete il Movimento 5 Stelle anche lui si è consolidato in tutta Italia e anche in Basilicata, voi con le elezioni politiche, voi con le scorse elezioni regionali. E quindi sono qui per dare un po' anche la visione, ma normale che i cittadini devono anche sapere questa nuova forza politica che si è consolidata in Basilicata, che visione ha e che posizione ha rispetto alla centrale del Mercure e più in generale che visione ha e che posizione ha rispetto all'energia in Basilicata. Adesso si ricordava un po' le azioni che alcuni nostri parlamentari, io mi ricordo quella della Barbante ad esempio, sono state presentate delle interrogazioni che sono state presentate con destinatario il Ministero dell'Ambiente, altre da deputata Mirella Luzzi, ma anche comunità di stampa vari da Vito Petrocelli. Insomma, il Movimento 5 Stelle è chiaramente schierato rispetto a questa posizione generale. Okay? E però io vorrei dare anche un po' la motivazione che ci porta ad avere questa posizione rispetto a questa centrale nella fattispecie. E per fare questo io vorrei prendere in prestito un concetto che noi utilizziamo sempre rispetto alla domanda, la richiesta che ci facciamo di interrogazioni che ci facciamo ogni volta che abbiamo una nuova risposta da darci. Il concetto è quello del consenso informato, lo prendo in prestito dalla mia attività professionale. Consenso informato che è un atto medico e che per me è anche un atto di civiltà, cioè il medico cosa fa? Che conosce la patologia, che conosce le terapie che sono a disposizione, le varie terapie anche tra di loro antagonista, e cerca di dare al paziente o ai familiari del paziente tutte queste informazioni, tutte le informazioni possibili anche nella maniera più divulgativa possibile affinché la decisione debba essere presa dal paziente e dai familiari del paziente. Allora dico questo perché noi mutiamo questo concetto anche rispetto alle questioni dell'ambiente come quella della regione. Noi diciamo che non è il presidente della regione Basilicata, come non è nessun presidente della regione in generale, che deve decidere su queste questioni così importanti che attengono in particolare alla salute del cittadino, ma devono essere i cittadini che devono decidere, però i cittadini devono essere informati e quindi il ruolo degli esponenti politici è quello di dare le informazioni e gli strumenti giusti affinché i cittadini possano scegliere in maniera consapevole del loro destino e quindi alla fine dare un consenso informato oppure un diniego informato. Quindi io, in temperanza a questo principio, vorrei aggiungere qualche elemento. Io vedo che qui c'è tutta gente molto preparata, che conosce benissimo, anche storicamente, questa questione. Però probabilmente anche fuori di questa stanza c'è gente che tante cose non le sa, perché è informata in maniera, direi, parziale, per essere fuori. Allora ecco, qualche elemento io lo posso dare, non so se voi vedete la presentazione. Ci vediamo te.
allora sì. Qualche elemento lo posso dare? Uno che attiene alla salute dei cittadini e l'altro che invece attiene al fabbisogno di energia di questa regione. Allora, sul primo punto, se parliamo di salute dei cittadini, anche qui vorrei prendere un concetto che viene utilizzato fortemente nel campo della salute, nel campo della medicina, che si chiama, ma nel campo della ricerca in generale, si chiama la medicina basata sull'evidenza. La medicina basata sull'evidenza mette nella discussione un punto fermo che è a protezione della salute dei cittadini, a protezione anche degli scienziati, perché quello che succede è che molto spesso ci sono dei ciarlatani, e tante volte non ci sono soltanto dei ciarlatani, ma ci sono anche dei grandi luminari nel campo scientifico che possono dire delle cose orientato verso una scelta ben precisa, perché sono finanziati da forti poteri che hanno dietro le spalle. Allora tu ti trovi una persona importantissima come ad esempio Veronesi, che io conosco bene, ho lavorato all'Istituto Europeo di Oncologia per molto tempo, per un anno, non tantissimo, per un anno, e ho partecipato all'attività che si conduce lì in maniera davvero professionalmente ad altissimo livello. E devo dire che Veronese è una persona fantastica dal punto di vista scientifico, è davvero bravissimo, e quello che ha fatto per la ricerca oncologica è davvero di altissimo livello. Però poi ha avuto l'ardire di sostenere delle posizioni rispetto all'esempio, si diceva prima, si parlava prima di Rotondella, rispetto al nucleare, davvero sconfusionato. Ha detto che lui dormirebbe in una stanza in cui sono presenti delle scorie radioattive. Ha detto che gli inceneritori, e questo l'ha detto alla RAI, al programma di Fazio, che gli inceneritori danno rischio zero rispetto all'inquinamento ambientale. Allora uno si chiede, come mai un luminore, io chi è? Per pronunciarlo tutto, solo sulla raggiunta l'esame, vabbè, ma ci pronunciamo meglio. Allora perché ci chiediamo, alcuni scienziati, alcuni luminari di questo livello arrivano a dire queste cose? E scopriamo che poi hanno delle fondazioni, e scopriamo che queste fondazioni, se si può andare avanti, sono finanziate, vedete, da partners che non sono disinteressati. Allora qui io voglio illustrare soltanto una parte, ce ne sono una centinaia, ma a un certo punto, se voi vedete Fondazioni Veronesi, troverete a un certo punto questa pagina qui. Ci sono due sigle, Enel ed Eni, non sono delle sigle che noi non conosciamo qui. Ma perché dico questo? Perché poi la medicina basata sull'evidenza ha la forza per smentire anche uno importante come Veronesi rispetto a queste cose. Perciò noi, la nostra forza politica, si affida tantissimo a questa conoscenza. Ci mettiamo lì, mettiamo insieme dei gruppi di lavoro e cerchiamo di dare una risposta scientificamente valida e inequivocabile rispetto alle cose che si dicono in giro. E allora cosa si dice, ad esempio, rispetto alla tematica dell'ambiente e più strettamente rispetto a quello che riguarda la centrale del metro? Intanto vi faccio vedere soltanto veramente quattro slide, pochissime slide, ma che sono quelle che ci portano al tema in maniera più veloce possibile. Questo è uno studio dell'anno scorso, Lancet Oncology è una rivista importantissima, forse la più importante in questo campo, quindi vedete che uno studio di questo tipo viene condotto in maniera davvero ad altissimo livello, perché sono coinvolte tantissime persone con popolazioni elevatissime, in modo tale che il risultato scientifico sia davvero significativo. Sapete perché vi dico questo? Perché lo schema che esiste in questa regione rispetto all'inquinamento ambientale è sempre lo stesso. Vi dicono, va bene, facciamo lo studio, ma per fare lo studio con la popolazione scarsa che c'è in questa regione, per avere un risultato significativo ci vogliono 30 anni, e in 30 anni estraggono tutto il petrolio che vogliono, bruciano tutto quello che vogliono a Fenice e bruciano tutto quello che vogliono qui alla centrale del metro. Con tutti i
dice lo studio, lo schema invece che proponiamo noi è che gli studi non bisogna farli per forza nei posti dove esiste la fonte di inquinamento, perché se esistono già gli studi, già si sa che lo stesso effetto si avrà anche qui. È molto semplice. E cosa ci dicono questi studi? Ci dicono che, ve la riassumo molto velocemente, la prima cosa è il particolato, come dico a parole, è il particolato. Il particolato fine atmosferico che si produce nella combustione anche delle sostanze come lignite, come oli combustibili, il particolato fine produce PM10 e PM2.5. Adesso, senza guardare la tipologia del materiale che viene prodotto, ma soltanto perché è particolare fine, e uno lo va a vedere questa emissione rispetto all'incidenza, l'incremento di incidenza del tumore al polmone, ad esempio, trova in questo studio inequivocabile che per ogni aumento di 10 microgrammi al metro cubo di PM10 c'è un aumento dell'incremento di incidenza di tumore al polmone del 22%. Naturalmente più ci si avvicina alla fonte, tanto più aumenta questa concentrazione e quindi tanto più aumenta la probabilità. Questo è un dato incontrovertibile. Allora, se qualcuno vi viene a dire non fa male, non è vero, fa male perché si producono PM10, PM2.5 e questi sono i dati. Ma vi dico di più, se uno va a guardare non l'intero tumore al polmone trova questi dati, ma se guarda nello specifico il carcinoma, l'adenocarcinoma polmonare, l'incremento di rischio è del 50% ogni 10 microgrammi al metro cubo e del 55% ogni 5 microgrammi al metro cubo di PM2.5, quindi altissimo. Aggiungo che quando invece uno non guarda soltanto il particolare fine, ma guarda le sostanze che vengono emesse, quelle sono i metalli pesanti, le sostanze che vengono emesse nella combustione in generale sono quelle lì, metalli pesanti per lo più, e diossina. Lo IARC, l'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, ha dato delle scale di valori determinando, cioè stabilendo la correlazione tra questa emissione e la incidenza, la correlazione di incidenza con la tipologia tumorale. Quando è classe 1 vuol dire che c'è una correlazione certa. Nessuno vi può dire che non è così, perché è la scienza che lo dimostra, neanche Veronese. Allora, se vi dicono che c'è il cromo e il nickel e il grado di evidenza di IARC è 1, vuol dire che c'è sicuramente un effetto cancerogeno al polmone. E come vedete, queste sostanze si producono nell'incenerimento anche della lignina e anche degli oli combustibili. Vedete lì in alto, c'è tutto quello che viene prodotto nella combustione di queste sostanze, anche nelle varie proporzioni. C'è un'altra conseguenza sanitaria che tipicamente non si conosce, ma che è stata dimostrata scientificamente, e cioè che vi è una forte incidenza di sclerosi laterale amiotrofica e sclerosi multipla. Adesso chiudo con questo, con questa pagina qui che è all'integrazione, perché vedete, questo lavoro dimostra scientificamente che la combustione degli oli combustibili aumentano in particolare questi rischi in maniera estremamente più alta per i bambini, che verranno esposti per più tempo perché sono piccoli e che hanno minori difese immunitarie rispetto a queste esposizioni. Benissimo. Rispetto proprio alla combustione di oli combustibili, si libera il pre-butadiene che ti dà il 500%, cioè il rischio di incidenza di tumori del 500%. Le PM10 del 600% nei bambini, i composti dell'ozono del 500%, il benzene del 400%. Questi sono i dati ad integrazione di quello che vi vengono a dire, perché vi verranno a dire che in realtà non ha un impatto sanitario e invece questo è l'impatto sanitario. Accanto a questo voglio anche dire un'altra cosa. Noi facciamo, come si diceva precedentemente, anche un discorso economico, certamente. Però quello che è sotto la nostra attenzione è anche un discorso di fabbisogno energetico. Prima si parlava del PIER, cioè del piano energetico regionale, e ci dobbiamo chiedere, quando si organizza e si struttura un piano energetico regionale, voi dovete sapere che questo piano viene fatto in funzione del fabbisogno.
del fabbisogno della regione e anche del fabbisogno nazionale, perché è chiaro che ogni regione deve contribuire a quello che è un fabbisogno nazionale. Benissimo, a noi sembra che la Basilicata già dà moltissimo rispetto al fabbisogno nazionale, allora ci dobbiamo chiedere: questa energia che viene prodotta in questa centrale in realtà a chi serve? Perché il discorso è che l'inquinamento, come al solito, lo vengono a dare qui da noi, ma l'energia neanche ce la dà, non è che serve al nostro fabbisogno. E allora noi facciamo un discorso molto semplice che riguarda il fabbisogno e la sua compatibilità con il territorio, si chiama sostenibilità. Non ci devono venire a vendere le energie come rinnovabili soltanto, le energie devono essere sì se possibile rinnovabili ma anche sostenibili. E il punto è: se queste energie alternative sono sostenibili dalla nostra comunità? Perché noi non vogliamo sostituire il petrolio con un territorio completamente coperto dalle pale eoliche, ad esempio. L'eolico va bene, no? Però l'eolico non può essere un eolico che sostituisce tutto il territorio. Dobbiamo sostituire, dobbiamo fare un piano energetico, come si diceva precedentemente, che ci permetta di utilizzare energie che siano compatibili con il territorio e sostenibili dalla popolazione.